non c'è libero. Sì, è libero, perché queste mostre è impossibile cominciare la storia della grafica di Dalì dall'inizio fino alla fine. Mm-hmm. Venga a vedere questo. Questo per esempio è uno dei primi lavori grafici di Dalì, si chiama Le Chant del Mal d'Oro. Uh-huh. Ecco, Le Chant del Mal d'Oro, un romanzo surrealista. Sì, Isidordica. Isidordica? Sì. Uh-huh. Mancos, no? Sì, è sì, in Montevideo. Sì, esatto. E doveva illustrarlo Picasso, e poi Picasso ha detto a Dalì, ha presentato Dalì per la illustrazione. E lui ha fatto questo. Dalì e Cassano Picasso. Questi sono rarissimi, per esempio. Sono raros. Sono molto interessante per Montevideo, sì, questa cosa. Sì, sì, Le Chant de Maldoró di Edmond Marcos. È difficile vedere tante opere insieme. Oh, sì. Ma appunto, sì, difficile, c'era tempo. Sì. Lei vede una di queste in una grande galleria, per esempio, sì, no? La sola. Ma sì, tutto il resto è molto difficile da mettere, sì, insieme. Sì, sì. E fino a quando? Finale quando? La mostra? Tutto il periodo della Biennale. Ah. E poi, forse anche più. Dipende dal pubblico. Scusi. Sì, sì. Silvio, los cuentos de Maduro. Ilustrado por Dalí, una rareza. ¿Esto es Montevideo? ¿La generaron?